Albano Rossi, per chi non lo conosce, è di Sasso Ferrando, ha scritto una bella biografia di Vonero di Salvi. Insieme abbiamo fatto La donna sul monte che entra dentro la tragedia del Sant'Angelo, e conosce bene, soprattutto perché è anche un camminatore, i luoghi della resistenza di questa parte dell'Appennino Marchigiano. A lui dunque la parola. Grazie Lucero, buonasera a tutti. Allora io parlerò, un taglio di questo mio intervento sarà in qualche modo legato alla storia e a degli, diciamo, ai documenti, quindi alla ricerca, è un'attività che stiamo in qualche modo compiendo in questo periodo. Quindi dell'esperienza umana e militante di Vilfredo Grimmi è stato già detto, partendo dal molto che lui stesso di sé e della sua esistenza ha scritto nei suoi libri. Il compito che ora tocca a me, che intorno a questi temi da un po' di tempo vengo effettuando studi e ricerche, o almeno così l'ho inteso, il compito della ricerca, che è quello di collocare storicamente, geograficamente la sua militanza partigiana, necessita però di una preliminare introduzione. Poiché gli argomenti che brevemente tratterò, più che sulle testimonianze, sui memoriali o sulla letteratura, che sono certamente di grande aiuto, se non altro per restituire lo spirito del tempo, ma non sono sufficienti al tentativo di ricostruire oggettivamente gli eventi che la storia per statuto cerca di compiere, si basa su un'imponente quanto praticamente inedita massa di materiali e di documenti, dei quali era certa l'esistenza, perché si pensava fossero serviti di base per il lavoro e le decisioni prese dalla Commissione per il riconoscimento della qualifica dei partigiani, ma praticamente nessuno sapeva né quanti fossero, né in quale inaccessibile deposito o archivio si trovassero, sempre che nel frattempo non fossero andati distrutti. Sto parlando di quei documenti. Così qui converrà che io faccia un'altra digressione per dirvi, per sommi capi, cosa è stata la commissione alla quale ho appena accennato. In breve, la legislazione, ovvero quel complesso di norme prodotte dallo Stato italiano a favore di tutti coloro che dall'autunno del 43 all'aprile del 45 combatterono con le azioni e con le armi il nazifascismo, si apre con un decreto luogotenenziale numero 319 del 9 novembre del 1944, che prevede la costituzione di una commissione nazionale e di un ufficio per i patrioti dell'Italia liberata. Novembre del 44, la nostra patria Italia fino alla linea gotica era liberata, il nord non era ancora liberato, e il governo centrale, il governo dell'Italia liberata, della metà dell'Italia liberata, si pone il problema di come rapportarsi, come riconoscere, come considerare tutti coloro che avevano per 10 mesi o 11 mesi combattuto i nazifascisti nelle montagne. La legislazione si conclude, pensate, 75 anni dopo, con almeno altri 25 procedimenti legislativi, e si conclude con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 giugno del 2016 che recita così: modalità di concessione di ricompensa al valor militare per i caduti, i comuni e le province, e per la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare nel 2016. Tutti i provvedimenti importanti, ma il più significativo è il quinto nell'ordine provvisorio che ho stabilito, è il decreto luogotenenziale numero 518 del 25 agosto del 45, intitolato Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa, il quale articolo di legge istituisce nelle regioni del centro e del nord Italia una commissione composta da rappresentanti qualificati in rappresentanza di tutte le forze che avevano sostenuto, guidato e combattuto nella resistenza, con il compito di ricostruire gli eventi, censire i personaggi e riconoscere, attestando la qualifica di patriota o partigiano combattente o di caduto,
o differito o invalido. Questo è fine di un riconoscimento sociale, ma anche fine di una ricompensa, tutte le pensioni o i premi di solidarietà nazionale. Pensate, questa legge è emanata dal luogotenente generale del Regno, il luogotenente generale del Regno è Umberto di Savoia, il capo del governo che ha proposto questa legge si chiama Ferruccio Parri e il guardasigilli che l'ha sottoscritta si chiamava Palmiro Togliatti. Per poter svolgere un tale compito le commissioni lavorarono capillarmente nel territorio per quasi 5 anni, all'occorrenza spostandosi per visitare luoghi e conoscere situazioni, raccogliendo documenti, relazioni e testimonianze, e qui nelle Marche vagliando la posizione e la storia dei più di 25.000 che avevano inoltrato la domanda di riconoscimento, accompagnata, come era richiesto, da testimonianze o da una più o meno ampia relazione del contesto e delle azioni svolte. Le decisioni della Commissione, come aveva previsto la legge istitutiva, vennero periodicamente stampate in grandi manifesti elenco che vennero inviati a tutti i comuni e restarono affissi per un mese negli albi pretori, in modo che tutti i cittadini potessero prenderne visione e, se il caso, dissentire o proporre delle documentate rettifiche a una commissione nazionale di secondo grado residente a Roma che le avrebbe valutate. La Commissione delle Marche ha prodotto complessivamente 66 di tali elenchi manifesto, per un totale di ben oltre 25.000 nomi, tenendo conto delle ripetizioni che ci furono, con magari doppie istruttorie o dargli errata corrige. Dopodiché, chiuse nel 1950 le sedi regionali, l'archivio e i materiali di tutte le commissioni vennero concentrati a Roma, in un edificio di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove fino al 1968 continuarono periodicamente a riunirsi i commissari regionali per proseguire il lavoro di perfezionamento del quadro generale e materiale che si era ormai delineato in tutte le sue sfaccettature e che dettagliatamente copriva l'intero territorio dell'Italia che aveva subito e si era ribellata alla invasione tedesca. Nel 1968 la legge 341 sciolse le commissioni regionali e istituì una commissione unica nazionale alle dipendenze del Ministero della Difesa, i cui membri, sempre tutti ex partigiani, scelti a rappresentare le forze armate e le associazioni partigiane, si riunirono in sedute ufficiali di lavoro fino al 1994, formalizzando le loro decisioni in un numero incredibile di verbali e di riunioni, 1656 riunioni per ragionare sui documenti, sulla cosa era stata la resistenza, sulle persone e i fatti. Ebbene, da qualche anno l'archivio delle commissioni, uno straordinario fondo chiamato Ricompart, è composto da circa 4.500 faldoni, per darvi un'idea, quasi 500 metri lineari di carte, forse 5 milioni di documenti, è stato recuperato e si trova presso l'archivio centrale dello Stato a Roma. Le cose che d'ora in avanti dirò provengono in gran parte dai documenti di quel fondo sul quale stiamo lavorando io e un mio collaboratore sassoferratese che si chiama Lucio Lucci dall'ottobre del 2017. Dunque, adesso entro un pochino nel merito. Alfredo Caimmi era nato nel 1925, nell'autunno del 1943, quando l'esercito tedesco, che si era da tempo preparato, dilaga in Italia senza incontrare praticamente alcuna resistenza, è un ragazzo di 18 anni. Uno dei tanti, mi viene da dire, ragazzi di città, di paese, di campagne, che all'improvviso si sono trovati di fronte a un bivio, o di qua o di là. Tutti noi che abbiamo i capelli bianchi ne abbiamo conosciuti molti, ormai anziani, di quelli che a quel tempo, come Caimmi, scelsero la strada giusta. Il nome di Caimmi lo ritroviamo, infatti, il 31 agosto 1946, nel 18° elenco della commissione, al numero progressivo 176, tra i partigiani combattenti. Non è riportata né la paternità né il nome di battaglia, che lui ha poi scritto essere Rolando, ma è attestato come comandante del distaccamento Gappe di Barbara, un piccolo comune situato nella valle del Misa, per il periodo che va dal 1° dicembre 1943
al 10 agosto 1944. E in effetti la cosa in senso lato, perché i distaccamenti partigiani di pianura, pur facendo in qualche modo riferimento, non potevano restare certo fermi a lungo in una località, corrisponde a quanto lui stesso, intorno al 1990, dettò ad Alfredo Attomarini in ottavo chilometro, o un po' più tardi scrisse particolarmente nel suo libro Marciano con anima in Spagna del 1997. Lui racconta dall'ordine ricevuto da Madelloni di recarsi ad Arcelia, ai molti episodi accaduti durante la sua permanenza tra i partigiani della zona, in cui in particolare rilievo il racconto dell'attacco alla SNITS, un condotto di aspirazione a Briera dei Cavernardi, presidiato da 12 soldati repubblichini, e la vicenda correlata della postina di Cavernardi che si reca sul monte per rivedere un suo spasimante, fino alla toccante descrizione e testimonianza della strage del 4 maggio, che ha modo di vedere fra i primi. Di Wilfredo Caimi la commissione marchigiana si interessò ufficialmente una seconda volta, il 12 luglio 1954, quando nel verbale numero 10 corresse la data finale del suo impegno con la resistenza, non il 10 agosto, bensì il 17 luglio 1944. Questa rettifica fu certamente determinata dalla scelta operata da tutte le commissioni di considerare sempre ufficialmente cessato l'impegno della resistenza di un partigiano appena avvenuto il passaggio del fronte dalla zona di operazione del suo reparto di appartenenza. Grosso modo, infatti, i partigiani delle Marche, dalla Scolano al Pesarese, hanno cessato ufficialmente di combattere, naturalmente escludendo quelli che si unirono al circo alla Maiella, dalla metà di giugno, i primi, quelli della Maceratese della Scolano, fino alla fine d'agosto, quelli del Pesarese, con tutta una serie di date intermedie passando dal Maceratese ad Anconitano. Nella valle del Misa, dove Caimi stava, il fronte passò infatti poco dopo la prima quindicina di luglio. Il terzo passaggio del nome di Caimi sui fogli della commissione marchigiana avvenne in un giorno imprecisato dell'aprile del 1957, dal 2 al 18, quando con il verbale numero 13, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto del capo provvisorio dello Stato, che era De Nicola, il 6 settembre del 1946, vennero definitivamente formalizzati i gradi gerarchici dei comandanti e gli altri ruoli apicali attribuiti ai partigiani della provincia di Ancona, e venne contestualmente definita e descritta, desumendola dai rapporti di tutti i comandanti, dai ruolini dei vari gruppi e dai distaccamenti della configurazione del territorio, la struttura ufficiale, che penso potremmo anche definire plausibile o verosimile, delle sue articolazioni nell'insieme del territorio. Con quest'ultimo documento a Wilfredo Caimi, confermato nel grado di capitano, si riconobbe il ruolo di vice comandante della quinta divisione, denominata anche Valle Misa, esercitato per il periodo che va dal 1 dicembre del 1943 al 17 luglio del 1944. Per completare l'informazione dirò che il comando della divisione Valle Misa, forte di 934 uomini, sebbene come detto ricostruita a posteriori, tra uomini, ruoli e gradi era esattamente questo. Il comandante era il maggiore Alberto Galeazzi, il commissario il maggiore Quinto Luna Quinto, il vicecomandante appunto il capitano Wilfredo Caimi, il vicecommissario il capitano Renato Bermucci, il capo di Stato Maggiore Bennani, l'ispettore organizzativo era Mario Zingaretti e così via. La quinta divisione Valle Misa era a sua volta composta da due brigate denominate Alto Misa, la undicesima e la dodicesima, entrambe direttamente afferenti ad Arcelia e al territorio circostante, scendendo verso il mare, come si può ben intendere dai rispettivi loro comandi. Il comandante dell'undicesima era infatti il capitano Attilio Venanti, che era stato il fondatore del distaccamento Sant'Angelo, commissario il capitano Marinelli, vicecomandante il tenente Quinto Francesconi ed altri che Angelo certamente conoscerà. Il primo capo di Stato Maggiore, il tenente Eraclio Capannini, che muore il 5 maggio e che viene sostituito poi dal tenente Walter Carcassoni. La seconda brigata
il comandante Gino De Lazzari, Gino Lazzari, detto famoso Gino De Leo, tutti i personaggi che Caimi racconta e che comunque tratta, il commissario e il capitano Aldo Giacchini, vicecomandante Mario Petrignani, vicecommissario tenente Walter Rossi. E questi sono tutti i gradi e le funzioni svolte dai comandi delle brigate, delle divisioni e delle brigate. Detto ciò, mi sento di poter affermare almeno un paio di cose. La prima, che le ricerche in corso aiutano, almeno me, a comprendere meglio, collocandole con maggiore precisione, non solo nel tempo, cosa non certo facile, ma in ogni caso fondamentale, ma anche nello spazio fisico e geografico, le vicende delle quali abbiamo talvolta trovato parziale documentazione o abbiamo estratto dalle memorie o dai frammenti, dai racconti frammentari di tanti protagonisti di quei giorni ci hanno lasciato. La seconda, devo dirlo con un certo orgoglio, anche se si tratta di me, potrebbe non apparire elegante, è che sempre in diretta conseguenza delle ricerche in corso, e non solo per quanto riguarda la nostra regione, ma per il resto d'Italia, del centro e del nord, il fondo Ricompart, che raccoglie materiali delle varie commissioni alle quali poco fa ho accennato, dovrebbe stimolare non solo tutti gli approfondimenti storici resi possibili dall'accesso a una tanto preziosa documentazione, ma anche un lavoro di ricostruzione del loro operato, specialmente in quelle regioni che per le prime hanno raccolto e avuto a disposizione materiale e documenti di prima mano sulla resistenza dei loro territori. Questa esplorazione e questo lavoro di ricostruzione si evidenziano sempre più come indispensabili. Per quanto potremo o sapremo ancora fare, noi continueremo questa strada. Abbiamo anche mosso passi significativi per coinvolgere localmente la Regione e l'Istituto di Storia delle Marche e a livello nazionale altre prestigiose istituzioni per organizzare qui in Ancona, da tenersi nei primi mesi del nuovo anno, un convegno nazionale intorno a questi temi, nel corso del quale, ce l'auguriamo, riusciremo anche a presentare un sito e un portale dedicato alla resistenza nelle Marche, nel quale confluiranno risultati e documenti che abbiamo finora raccolto e studiato e che sarebbe il primo in Italia per qualità e completezza di informazioni. Sono veramente lieto di parlare pubblicamente qui per la prima volta di questa intenzione, di questi progetti e di parlarne in qualche modo idealmente al cospetto di Wilfredo Caimi, che non solo fu uno dei protagonisti di quegli anni e di quegli eventi, ma la cui opera di scrittura arricchisce, come abbiamo sentito e come del resto eravamo convinti, non solo l'epica resistenziale, ma anche la storia tout court di quella stagione così lontana, ma che come oggi ci appare anche tanto vicina. Grazie.